i sacrifici di tutto questo comparto privato nel suo principio della sussidiarietà che ha regalato allo Stato italiano 6 miliardi di euro, ma ha tolto anche le castagne dal fuoco alla ministra, che ha avuto innumerevoli problemi in questo momento, ma non si è dovuta preoccupare, non si è dovuta interessare. Pensate cosa vuol dire per un padre di famiglia e per un ministro della pubblica istruzione, cioè quella nazionale, poter vivere fregandosene, non importandosene, non occupandosene, non preoccupandosi di un comparto che sono 900.000 alunni, 12.000 scuole, le famiglie che ci sono dietro, perché queste, grazie al loro senso di responsabilità, alla loro autonomia, al loro domandarsi che cosa noi facciamo per la patria, per loro il diritto all'istruzione è ripartito. Pensate che cosa avrebbe dovuto dire per questa ministra, un grazie almeno ce lo saremmo aspettati, e per questo premier doversi occupare anche di questi 900.000 alunni e di queste 12.000 scuole paritarie. Non gli hanno tolto le castagne dal fuoco. Detto ciò, quindi, se in pre-Covid la scuola paritaria con le famiglie erano i primi finanziatori dello Stato italiano, oggi le famiglie e la scuola paritaria hanno riportato in luce un elemento semplicissimo. La scuola statale con 8.500 euro famiglie che voi pagate non è ripartita e non è ripartita in sicurezza per tutti, ha escluso i poveri e i disabili, e la scuola paritaria con una retta di 5.000 euro è ripartita ed è ripartita con serietà, con precisione, con dovizia di dati, con sicurezza. Allora la domanda è: come vengono spese quelle 8.500 euro? Forse per questo alla ministra, al premier, al governo, alla politica sono scomodi i patti educativi fra statale e paritaria, l'introduzione dei costi standard, dando a voi famiglie la possibilità di scegliere, perché qualora ciò avvenisse, parecchi, parecchi nodi verrebbero al pettine. Oggi noi ne abbiamo riportati qualcuno, ma seguiteci perché saranno e saranno tanti, perché questo è il tempo in cui bisogna affrontare i problemi a viso aperto, ma soprattutto con chiarezza di parola, senza girarci più intorno. Ministra Azzolina, Premier Conte, come mai un allievo della scuola statale che fate pagare diretta con le tasse ai cittadini 8.500 euro non si è rivisto garantire il diritto all'istruzione, mentre gli allievi delle scuole paritarie che dopo che vi hanno regalato 8.500 euro pagano una retta di 5.000 euro si sono rivisti riaprire la scuola. Chiedete agli 8 milioni di famiglie se preferiscono questo scempio o preferiscono avere una quota capitaria pari a 5.000-5.500 euro massimo e scegliere fra statale e paritaria e trovarsi il diritto all'istruzione garantito. Chiedete ai docenti se preferiscono rimanere precari a vita, legati a doppio filo con uno Stato che li ricatta con concorsi e concorsoni, precariato e mica precariato, o avere un posto reale, fisso, assicurato, garantito e pagato. Chiedete alle famiglie se si sentono rispettate nel portare a scuola carta igienica, risme di carta e ho delle circolari sotto mano di alcuni dirigenti di scuole statali che hanno chiesto alle famiglie di portarsi la mascherina, perché la mascherina e il gel, che era l'unica cosa che doveva arrivare, neanche quelle sono arrivate. Quindi, oppure chiedete a questi 285.000 alunni disabili, alle loro famiglie, se preferiscono avere la possibilità di mandare il figlio in una statale, in una paritaria, in sicurezza, con il docente di sostegno, o preferiscono essere ancora ricattati da una scuola di Stato che per loro non riparte e da una scuola paritaria che tu, Stato, dici che deve prendere tutti gli alunni disabili, ma si deve arrangiare con le risorse finanziarie. Vede, concludo così. Questo non è un paese che rispetta i cittadini. Quando li inganna in questo modo, li discrimina in un modo così vile, così sotteso, così poco,
eclatante, perché toglie alla vittima della discriminazione la legittimità e la forza di sdegnarsi, ma soprattutto la forza di voler cambiare le situazioni, perché si sente vittima di un sistema che non cambierà mai. Noi questo sistema lo vogliamo cambiare. In un momento in cui si investe con Recovery Fund e si indebita l'Italia, non fa ripartire il diritto all'istruzione per tutti gli 8 milioni di studenti, ridare una possibilità ai 285 mila alunni disabili non avverrà, perché non ci sono le risorse. Abbiamo ampiamente dimostrato che le risorse ci sono, ma sono mal gestite. Avverrà perché dall'emancipare queste categorie, poveri e disabili, i poteri deboli hanno tutto da perderci. Grazie.